tutorial vi mostrerò come realizzare questa simpaticissima giacchetta che io ho deciso di chiamare giacchetta Crazy. Per quanto riguarda il filato, io ho utilizzato il filato della Yann Arles di linea Crazy Color, di cui chi mi segue su Facebook sa già che ho già lavorato per poter realizzare la coda di drago. Questo filato è bellissimo, ogni gomitolo è da 50 grammi e misura 260 metri. Il colore che ho scelto io, ve lo dico subito, è il numero 165, che ha queste sfumature del viola, del verde, del bianco e del nero. Però voglio farvi vedere altre sfumature che io trovo veramente fantastiche. Due sono femminili e una è un po' più maschile, cioè, quindi va bene se volete realizzare un maglione o delle sciarpe con cappelli per maschi. Questi sono gli altri colori, guardate, io questo lo adoro, ma anche questo perché lo trovo molto femminile. Questo invece che ha il blu, il giallo e il marrone è molto più maschile, quindi vi potete sbizzarrire con i colori che preferite. Ce ne sono tanti altri oltre questo, li trovate tutti disponibili sul mio sito Filati Elsa, di cui vi lascio il link in descrizione. Vi dico che questo filato è in offerta a pacco da 500 grammi, ma non vi preoccupate, per una taglia S, per realizzare questa giacchetta, occorrono 300 grammi, quindi 3 gomitoli, perché ogni gomitolo ha 100 grammi, lavorando con l'uncinetto il numero 5. Per una taglia M occorrono 4 gomitoli, per una taglia L ne occorrono 5. Per quanto riguarda la taglia S, con i due gomitoli che mi sono avanzati, io, e ve lo faccio vedere subito, ho realizzato questa fantastica coda di drago. Eccola qui. Fa parte, scusate, del progetto che abbiamo fatto sul gruppo della La libertà di incintare e sferruzzare, il gruppo che si trova su Facebook. L'abbiamo fatto durante una delle nostre dirette. Quindi, per una taglia S, vi ripeto, 300 grammi e potete realizzare questa coda di drago. Per una taglia M, quindi vi occorrono 400 grammi, ma non lo consumate del tutto, quindi diciamo che in realtà ne consumate 350 grammi, quasi 400, ma ve ne avanza un po'. Quindi, con il pacco da 500 grammi, con quello che vi avanza, potete fare benissimo un Bactus o una bella sciarpa da abbinarci, visto che questa giacca, noi, come la potete vedere, io non l'ho chiusa, oppure potete farla più chiusa in modo da poter fare un bordino e mettere le asole, i bottoni. Taglia L invece, come vi ho detto, vi occorrono 500 grammi. Detto ciò, passiamo a come si realizza questa giacca. Non si parte da sotto, non si parte da sopra, ma si parte da realizzare due rettangoli che vanno dalla vita avanti alla vita dietro. Si lavora quindi questo rettangolo e poi si continua a lavorare creando le maniche. Quindi si fanno due pezzi, quello destro e quello sinistro, che comprende la parte avanti, la parte dietro e la manica, e poi si vanno a cucire dietro. Una volta cuciti dietro, ho ripreso lo stesso punto per fare la parte di sotto e mi piace il fatto che la parte di sotto venga un po' più bombata, anche se in realtà il punto è lo stesso rispetto alla parte superiore. Per quanto riguarda il motivo, è un motivo molto semplice che si realizza con 4 giri che vanno sempre ripetuti e abbiamo questa alternanza di giri di maglie alte con un giro dove abbiamo anche il punto nocciolina. Quindi la realizzazione è veramente molto semplice. Io nel tutorial vi spiego passo come passo per fare come realizzarla. Naturalmente la potete fare più chiusa o anche più lunga. Io però vi consiglio, se la volete fare più lunga, di non farla anche chiusa, ma se invece volete farla della mia stessa lunghezza, allora potete tranquillamente andarla a fare più chiusa. Ma se la volete fare più lunga, io vi consiglio di lasciarla così come viene, quindi la fate i due rettangoli iniziali più lunghi, oppure potete fare il bordino più lungo, tipo che così vi venga a due pezzi questa sorta di giacchetta che poi diventerebbe un bel cardigan. Detto ciò, spero che anche questa creazione vi piaccia, che desiate realizzarla, e se è così, poi mi raccomando, mandatemi le vostre foto o sulla mia pagina Facebook Uncentando con Elsa, o sul gruppo Facebook La libertà di uncentare e sferruzzare, oppure potete taggarmi su Instagram, dove mi troverete come Elsa Faccio. E noi, come sempre, ci vediamo poi al prossimo video tutorial. Allora, per realizzare la nostra giacchetta io utilizzerò il filato della Yann Arles Linea Crazy Color. Il colore che userò io per la lavorazione è questo, che è il colore numero 165. Questo che vedete è anche un altro colore presente sempre sul sito. Però il campione io ve lo farò vedere su un altro colore, perché su un altro filato che lavorerò sempre con un 5, quindi io questo lo lavorerò col 5, in quanto qui c'è anche il nero e non vedreste bene. Per quanto riguarda le catenelle, allora noi andremo a fare innanzitutto il rettangolo che va dalla, come lunghezza, dal davanti della vita al dietro. Quindi andate prendete la vita, andate a mettere la misurazione che va dalla vita
salendo la spalla, scendendo per la schiena, arrivando al punto della vita dietro. Io per fare questo ho montato un totale di 103 catenelle, lavorando con l'uncinetto del numero 5. La lavorazione che andremo a fare si ottiene su un multiplo di 4 più 3 catenelle che vi servono per avere l'inizio uguale alla fine. E io, come vi ho detto, ho montato 103 catenelle per avere poi una lunghezza di circa 84 centimetri, che ripeto sono i centimetri che vanno dalla parte avanti della vita alla parte dietro. Qui sul campione invece ne ho messi di meno, però vi ricordo, multiplo di 4 più 3 catenelle, quindi mi raccomando, se andatevi a misurare attentamente il rettangolo e le quante catenelle dovete mettere, tenendo presente che naturalmente se avete più seno sul davanti, quindi misurate attentamente in modo tale da non sbagliarvi. Montate queste catenelle, possiamo andare a fare i nostri giri per il nostro lavoro. E andiamo a fare 2 catenelle che sono straprima maglia alta, catenella di separazione, salto le prime 2 catenelle di base, entro nella terza e vado a fare una maglia alta. Quello che andiamo a fare adesso lo faremo per tutto il giro: catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Catenella di separazione, salto una catenella e vado in quella successiva. Devo fare questo per tutto il mio primo giro. Quindi catenella di separazione, salto una catenella, vado nella successiva e realizzo una maglia alta. Sto per terminare quindi il mio primo giro, però andate a contare i gruppi, i vostri quadrati di una catenella a due, dovete averne sempre un multiplo di 2, quindi 2, 2, 2, 2 e alla fine finiremo con quello dispari. Quindi ripeto, per vedere se avete fatto bene, dovete andarvi a contare i quadratini a due e dovrete finire con un quadratino dispari, in modo tale appunto da avere sicuro aver montato le catenelle giuste. A questo punto ci giriamo con le catenelle, con la lavorazione andiamo a fare il nostro secondo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta. Entriamo nell'archetto di una catenella e realizziamo una maglia alta. Andiamo dove abbiamo la maglia alta e realizziamo una maglia alta. Di nuovo archetto, maglia alta, maglia alta, andiamo a fare un'altra maglia alta, archetto e andiamo a fare una maglia alta. Quindi dobbiamo continuare così per tutto il nostro secondo giro. Una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta sopra ogni in ogni archetto. E continuiamo così quindi per tutto il nostro secondo giro. Sto per terminare anche il secondo giro, vado a fare la maglia alta all'interno dell'archetto e la maglia alta all'interno della terza catenella che equivaleva alla mia prima maglia alta. Abbiamo terminato così anche il secondo giro. Ci giriamo con la lavorazione, andiamo a fare il terzo giro e andiamo a realizzare 3 catenelle che sono sta prima maglia alta, una maglia alta sopra la seconda maglia alta, una maglia alta sopra la terza maglia alta. Prendiamo il filo e sopra la quarta maglia alta andiamo a fare la nostra nocciolina, andando a prendere per 4 volte il filo. Quindi ho preso la prima volta, entro dentro, tiro. Seconda volta, prendo il filo, rientro. Terza volta, prendo il filo, rientro. Quarta volta. Chiudo tutti i fili che ho sull'uncinetto e vado a fare una catenella. E riparto di nuovo, vado a fare 3 maglie alte. Una, due e tre. E di nuovo andiamo a fare il nostro punto nocciola. Quindi prendo il nocciolina, prendo il filo, entro in maglia alta, prendo il filo, tiro e uno,
prendo il filo, rientro e 2, prendo il filo, rientro e 3, prendo il filo, rientro e 4. Chiudo tutti i fili che ho sull'uncinetto, catenella di separazione e di nuovo 3 maglie alte. Una, due e 3. E di nuovo andiamo a fare il nostro punto nocciola, quindi prendiamo il filo e entriamo 4 volte. Una, due, 3 e 4. Chiudiamo tutti i fili sull'uncinetto, catenella e ricominciamo da capo, quindi una, due e 3. E di nuovo andiamo a fare il nostro punto nocciola, quindi prendiamo le 4 volte il filo sull'uncinetto, una, due, 3 e 4. Chiudiamo e andiamo a fare una catenella. Quindi questo è quello che bisogna fare per tutto il terzo giro. Andiamo a prendere il terzo giro facendo una maglia alta sopra ognuna delle restanti 3 maglie alte, quindi una, due, entro nella terza catenella e 3. Ho terminato così il mio terzo giro. Mi giro con la lavorazione e vado a fare il mio quarto e ultimo giro e poi si ricomincerà dal primo. Quarto giro semplicissimo, 3 catenelle e andiamo a fare una maglia alta sopra ogni maglia alta, una maglia alta sopra il punto nocciolina, quindi entro sopra il punto e vado a fare una maglia alta e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta, quindi una, due, 3, maglia alta sopra la nocciolina e di nuovo maglia alta sopra ogni maglia alta e di nuovo maglia alta sopra il punto nocciolina. Quindi continuo così per tutto il mio quarto giro. Allora, io ho terminato il mio rettangolo e di motivi io ne sono andati a fare 3, 1, 2, 3 e poi ho ripetuto i primi due giri. Mi raccomando, per una taglia ML dovete andare a fare dei giri in più. Io direi per una taglia M di andare a fare di nuovo un altro motivo, quindi un totale di 4 e magari già anche il primo giro. Per una taglia L magari vi conviene fare almeno 5 motivi prima di andare a mettere i marcatori. Per poter mettere i marcatori pieghiamo in due la nostra lavorazione, il nostro rettangolo, facendo combaciare qui i lati più corti e poi io sono andata a contare i miei quadratini e ne ho messi 17 contando da sotto verso l'alto, quindi 17 e in corrispondenza della maglia alta subito dopo il 17° quadretto sono andata a mettere il marcatore. Io ho fatto la stessa cosa qui, ho contato 17 e nella maglia alta successiva in corrispondenza sono andata a mettere il marcatore. Questo mi ha portato, in quanto io ho 51 di questi quadretti, di averne 17 anche per le maniche. Ora mi raccomando, per le taglie più grandi tenete presente che comunque quando dovete andare a dividere dovete lasciare qui tanti quadrati da avere uno bello scalfo. Io in questa maniera avrò uno scalfo di circa 15-16 centimetri. Per una taglia M, quindi invece 17 quadrati, vi consiglio di lasciare almeno un 21 quadrati, mentre per una taglia L anche un 25 quadrati. Ricordatevi sempre di avere uno scalfo bello ampio per poter fare la manica, non troppo grande, però bello ampio, e quindi il resto lo andate a lasciare giù per appunto poi cucire la lavorazione. Mi raccomando, quando piegate il rettangolo, una cosa che vi ho detto, da questo lato ci devono essere le catenelle iniziali e qui continuiamo la lavorazione in modo che la lavorazione continui e non venga spezzata lavorando da quest'altro lato. Quindi qui andremo a lavorare la nostra manica e ora vi faccio vedere come andare a fare. Sto arrivando dove ho l'altro marcatore, vado a fare 2 maglie alte, una e 2. Non vado a fare la terza, in quanto come potete vedere io qui ho già il marcatore, quindi vado a chiudere direttamente il giro. Questa maglia alta poi la cuciremo bene in modo tale che non resti singola, come si chiama, quindi quando andremo a cucire poi sotto la parte sotto faremo in modo di cucirla in modo tale che non faccia difetto ma che comunque non si veda. Quindi
vado a terminare il giro facendo una maglia bassissima e adesso si va a lavorare normalmente come abbiamo lavorato fino adesso, quindi andiamo a fare il nostro giro di maglie alte. Non cambia assolutamente nulla dei giri che facevamo prima, dalla lavorazione avanti e indietro alla lavorazione in tondo, perché come potete vedere si lavora tranquillamente, non dobbiamo cambiare niente inizio a fine giro, ma lavorare sempre come abbiamo fatto, perché adesso ti terminerò il giro di maglie alte e poi inizierò a fare maglia alta, catenella di separazione, salto una maglia e vado in quella successiva. Quindi come vi ho detto non cambia nulla rispetto a prima, quando facciamo giri di andata e ritorno. Sono comunque 4 giri che vanno ripetuti. Adesso io continuerò a lavorare, vi dirò alla fine quante volte ho ripetuto il motivo, vi dirò come andare a cucire e poi ricordate che dovete fare lo stesso rettangolo, la stessa maglia anche per l'altro lato. Allora, ho terminato la manica, ho ripetuto il motivo per 10 volte terminando con il giro di maglia alta separata da una catenella. Sono poi andata a cucire sotto, quindi dalla manica, da sottomanica fino a sotto, e sono andata a fare lo stesso rettangolo. Lo potete vedere da qui perché già l'ho fatto, quindi ho fatto, montato sempre le stesse numeri catenelle, ho diviso sempre con lo stesso marcatore per poter fare poi di nuovo 10 motivi e sono andata a cucire qua di lato. Poi ho cucito insieme i due pezzi dal basso verso l'alto per 30 centimetri in modo che la nostra giacchetta prenda forma. Adesso riprenderò a lavorare sotto con lo stesso motivo, vi farò vedere un attimo il primo giro giusto per farvi capire come andrò a lavorare, ma lavoreremo sempre il nostro motivo, solo che andremo a scendere. Quindi adesso riprendo l'uncinetto e vi faccio vedere appunto come riagganciarvi e come andrò a fare la lavorazione sotto. Allora, quindi questa è la parte inferiore della nostra giacchetta. Io non lavorerò moltissimo, voglio soltanto fare tipo due motivi, non di più, perché non voglio la giacchetta lunga, però voglio dare soltanto in modo che sotto venga diritta, altrimenti qua al centro fa un po' difetto, però non voglio fare solo un bordino e quindi preferisco rifare lo stesso motivo però almeno due volte. Quindi ci agganciamo con il filo e andiamo a fare le nostre 3 catenelle, 1, 2, 3, catenella di separazione, salto la maglia alta orizzontale, vado nel foro piccolo e vado a fare una maglia alta. Catenella di separazione, di nuovo salto la maglia alta, vado nel foro piccolo e faccio una maglia alta. Catenella di separazione e continuo sempre in questa maniera, saltando la maglia alta orizzontale e andando nel forellino piccolo. Vado la maglia alta orizzontale e vado nel forellino. Quindi vedete, lavorerò sempre come abbiamo lavorato fino adesso. L'unica cosa, mi raccomando, quando andiamo a finire dobbiamo sempre avere comunque un multiplo di 2, quindi 2, 4, 6, altrimenti non possiamo poi fare l'alternanza delle 3 maglie alte, noccioline e di nuovo 3 maglie alte, quindi dobbiamo avere un multiplo di 2 dei nostri quadrati. Quindi se per caso verso la fine vi accorgete che non è così, fate in questa maniera, entrate qui e fate un quadratino in questa maniera. Io vi consiglio, se lo dovete fare, di farlo qui dove abbiamo la cucitura piuttosto che farlo ai lati, quindi valutate bene, tanto la parte qui è uguale a questa qui, quindi se già qui vi contate le maglie, se vedete che sono pari potete farle pari anche qui, quindi non ci sono problemi, è pari multiplo di 2, mi raccomando. Detto ciò, quindi io farò questi miei giri, terminati questi giri vi dirò quante volte ho ripetuto il mio motivo, quindi i nostri 4 giri e alla fine quindi la nostra giacca sarà terminata. Allora, ho terminato anche la parte di sotto e alla fine, come pensavo, ho ripetuto il motivo per 2 volte. Non farò alcun tipo di bordino, lascerò così come è venuta, mi piace che qua sotto sia più larga rispetto alla parte sopra della giacchetta, quindi la nostra giacchetta è terminata.